La Guardia di Finanza compie 248 anni a Pescara. La cerimonia si è svolta questa mattina per celebrare l'evento sulla banchina sud del Porto Canale. Per noi c'era Luca Pompei. Buon pomeriggio Luca, ci colleghiamo con lui in diretta. E cosa ha caratterizzato questa cerimonia, Luca? E intanto lo scenario, Gigliola, un buongiorno a te, un buongiorno a tutti gli amici telespettatori. Era la prima volta che la Guardia di Finanza, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara svolgeva la cerimonia in un contesto come quello, la banchina sud del Porto Canale di Pescara. Vi faccio vedere anche intanto le immagini, perché abbiamo proposto l'intera cerimonia in diretta social sul nostro profilo Facebook. Un momento di aggregazione anche per mettere in mostra quelle che sono le forze in campo della Guardia di Finanza di Pescara, soprattutto per quel che riguarda il reparto aeronavale, con i vari mezzi in mostra. E ad un certo punto della cerimonia sono arrivati anche gli elicotteri, in particolare il Leonardo, un elicottero avveniristico con strumentazione di alta avanguardia. Questo è l'arrivo del colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, che ha voluto fortemente questa cerimonia. Ieri c'è stata la cerimonia regionale, oggi quella di Pescara. Presenti tutte le autorità, a cominciare dal procuratore capo della Repubblica di Pescara, il dottor Giuseppe Bellelli, ma anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci, vice sindaco Gianni Santilli, l'assessore Adelchi Sulpizio, poi i rappresentanti delle altre forze dell'ordine, in particolare Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto. Nell'occasione è stato letto anche il messaggio della Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha inviato proprio ieri in occasione della cerimonia nazionale della Fondazione della nascita della Guardia di Finanza di 248 anni fa, e poi il messaggio anche del generale Giuseppe Zanfarana del Comando Generale della Guardia di Finanza, e ovviamente il messaggio anche di Antonio Caputo. Consegnate anche alcune onorificenze, una cerimonia che, malgrado il caldo, è stata ben accolta anche da tanti curiosi che dal Ponte del Mare, ma anche da altri angoli della città, hanno potuto ammirare questo evento. Antonio Caputo ci ha tenuto a dire che ha scelto questa collocazione anche per dare un segnale di vicinanza alla città di Pescara. Questo è quanto riguardo alla cerimonia di questa mattina. Giuliana, io però prima di salutarti colgo l'occasione anche per ricordare un altro appuntamento sui social. Rete 8 quest'anno è media partner del Festival Squilibri, che aprirà i battenti questa sera a Piazzale Sirena a Francavilla, il Festival della Letteratura organizzato da Peppe Millante della Scuola Macondo. Proporremo delle finestre di una decina di minuti tra le 19 e le 20 a partire da questa sera, ma anche sabato e domenica. Saranno presenti grandi scrittori italiani, finalisti del Premio Strega e non solo, in Piazzale Sirena, appunto a Francavilla. E noi proporremo delle brevi dirette social lì dal festival. È tutto a te, Gigliola.